fascista Angelo Izzo. Palmeggiano viene costretto a riaprire la fase dibattimentale a causa dell'irrompere sulla scena giudiziaria di Francesco Marino Mannoia in qualità di pentito. In tutto la fase dibattimentale dura 22 mesi. L'accusa si regge ancora sulle dichiarazioni di Salvatore Contorno, Antonino Calderone, il nuovo pentito Francesco Marino Mannoia, ma soprattutto sul teorema Buscetta, che afferma la struttura verticistica e unitaria di Cosa Nostra. Nonostante siano state confermate da riscontri obiettivi le dichiarazioni dei pentiti, l'assistenza ridimensiona l'importanza delle loro dichiarazioni. Risulta particolarmente indebolita la visione verticistica e unitaria di Cosa Nostra, nonostante non sia stata completamente disarticolata. I boss della commissione ricevono pene variabili e ingiustificabili. Ad esempio, Totò Riina e Michele Greco vengono condannati all'ergastolo. Ma Bernardo Provenzano solo a 10 anni e Salvatore Greco a 6 anni, mentre altri killer come Giuseppe Lucchese e Miccichè non ricevono il massimo della pena. Addirittura rimangono impuniti gli omicidi del commissario Boris Giuliano, del capitano dei carabinieri Emanuele Basile e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo 8 anni e ben 2 processi. Resta, pur fragilmente, il principio che gli omicidi siano commissionati ad un livello più alto dell'organizzazione. Dunque, alcuni membri della commissione vengono condannati come mandanti. A tale riguardo, Giovanni Falcone afferma: «Noi, a proposito del teorema Buscetta, non abbiamo mai parlato della cosiddetta responsabilità oggettiva della cupola. Insomma, io in questa sentenza noto solo alcune contraddizioni». E aggiunge che comunque è stato fatto un passo falso, un passo avanti sul piano dell'impunità. È la prima volta, anche in grado di appello, che resistono in misura non indifferente agli ergastoli. E questo è un fatto. Il processo di Palermo non è certo finito con una raffica di assoluzioni come quello celebrato 20 anni fa per i 114 della nuova mafia. Non è finito nel nulla, ma con 11 condanne a vita per altrettanti boss e sicari. L'impianto complessivo dell'istruttoria ha tenuto, ha resistito. L'accusa ha chiesto di confermare le condanne di primo grado in toto. Dopo un mese in camera di consiglio, però, l'esito è ben diverso. 12 ergastoli su 19 del primo grado. 258 condanne su 360. La sentenza viene considerata da alcuni disastrosa e inserita nel contesto di una normalizzazione dopo l'euforia del primo grado del maxi processo. Vincenzo Palmeggiano, il presidente, afferma: «Il giudice non può partecipare alla lotta, non può mai giudicare solo perché la folla chiede un certo tipo di sentenza». Si va quindi in Cassazione. Il processo si apre il 9 dicembre del 1991. Il 30 gennaio del 1992, alle ore 16:50, dopo 10 giorni, i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione escono dalla Camera di Consiglio. Il presidente Antonio Valente inizia a elencare le risposte dei 269 ricorsi di accusa, rappresentata dai PG Luigi Croce e Vittorio Alquò, e difesa. La Corte rivaluta il teorema Buscetta, secondo il quale i membri della cupola sono responsabili degli omicidi, dal momento che i delitti più importanti non vengono decisi a livello locale dalla singola famiglia. Sono così confermate le condanne di primo grado e viene disposto un nuovo processo presso un'altra corte di appello per quanto riguarda i delitti eccellenti. I boss della commissione sono accusati per gli omicidi di Boris Giuliano e Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma anche per l'uccisione di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e per la strage della circonvallazione. Il verdetto della Corte d'Appello, che è basato sulla responsabilità individuale dei boss, viene ribaltato.
riaffermando il principio della struttura verticistica di Cosa Nostra e dell'importanza di questa struttura a livello decisionale. Subito dopo la lettura della sentenza, si riapre la corsa per la cattura di tutti gli imputati che nel frattempo, per decorrenza dei termini di custodia cautelare o per altri motivi, sono ancora liberi. Alcuni si costituiscono, molti erano già in procinto di darsi alla latitanza o comunque riescono a fuggire. Claudio Martelli, all'epoca ministro di Grazia e Giustizia, dichiara: la sentenza conferma l'unicità di Cosa Nostra, la sua struttura verticistica, le dinamiche interne che hanno portato alla guerra di mafia. Per la prima volta, un processo di mafia si conclude accogliendo interamente l'impianto accusatorio e ponendo le basi per ulteriori condanne. Sul verdetto di Cassazione pesa anche l'assenza del giudice Corrado Carnevale, detto l'ammazza sentenze, che in molti altri casi aveva predisposto l'annullamento di sentenze d'appello in fatti di mafia. Giuseppe Ayala dichiara a proposito: senza la sua presenza si è giunti a una sentenza così dura. Può trattarsi di una coincidenza, di una semplice coincidenza, ma è un'ipotesi che io lascio a chi vuol credere alle coincidenze. La nomina di Arnaldo Valente con i consiglieri Giorgio Buogo, Umberto Papadia, Mario Pompa e Mario Schiavotti al posto di Corrado Carnevale viene permessa da Giovanni Falcone. Falcone, chiamato dal ministro Claudio Martelli come direttore degli affari penali, ha monitorato 1500 sentenze di Cassazione riguardanti i reati di mafia. In seguito a tale analisi scoppia uno scandalo di dimensioni colossali intorno al presidente della prima sezione Corrado Carnevale, che ha predisposto l'annullamento di centinaia di condanne e la scarcerazione di importanti boss. Il presidente della Corte di Cassazione, Antonio Brancaccio, su sollecitazione di Claudio Martelli, introduce il criterio di rotazione delle sezioni. In particolare, il sorteggio per il maxi processo viene effettuato tra la prima, la seconda, la quinta e la sesta sezione, che poi alla fine risulterà quella estratta. Da parte sua, Corrado Carnevale, sommerso dalle critiche, rinuncia ad assegnarsi il processo, come aveva fatto inizialmente. Il maxi processo di Palermo ha avuto un'importanza storica. Innanzitutto, per la prima volta viene riconosciuta l'esistenza dell'organizzazione denominata Cosa Nostra e vengono analizzate le ramificazioni con la politica, l'economia e la società. Quello che poi avrebbe portato alla scoperta della trattativa Stato-mafia. Dal maxi processo in poi non si è più potuto affermare che la mafia non esiste. Inoltre il processo permise, attribuendo validità al teorema Buscetta, di non dover dimostrare ogni volta in tutti i processi di mafia successivi il principio delle responsabilità oggettive della cupola. Tutti i membri della commissione, da quel momento, vengono dichiarati imputabili dei crimini effettuati con l'assenso della cupola stessa. L'utilizzo dei pentiti e la credibilità che venne loro data fu preso come modello indispensabile per molti processi a venire. In più, si infranse definitivamente il mito dell'impunità della mafia. Questo portò alla crisi della leadership di Totò Riina, il capo dei capi,
che in seguito a questo decise di scatenare la strategia stragista. 1991, 1992, 1993, con le conseguenze note a tutti. Ma soprattutto il maxi processo fu la testimonianza concreta della presenza di uno Stato finalmente deciso con ogni mezzo a interrompere il rapporto di convivenza, subalternità e dipendenza nei confronti della mafia.